Prima un potente spruzzo d'acqua, poi un tonfo e la comparsa della gigantesca elica della talpa meccanica. È crollato così, seguito da un applauso, l'ultimo diaframma della galleria per la tratta est della linea 4 della metropolitana di Milano, che unisce Linate con Piazza Tricolore. Da qui altre due talpe più grosse proseguiranno lo scavo verso il centro, mentre una coppia di macchine analoghe procederà in direzione opposta dal capolinea ovest. L'obiettivo è quello di concludere gli scavi oggi al 38% nella seconda metà del 2020, per poi avviare una serie di inaugurazioni scaglionate nei 2 anni successivi, come ha confermato il sindaco Giuseppe Sala. Entro la primavera del 2021 l'inaugurazione della tratta tra Linate e Forlanini rimane l'obiettivo fondamentale. Con l'apertura della nuova metropolitana saremo nelle prime 5-6 città europee in termini di dimensione del sistema metropolitane. Cerchiamo di non perdere nemmeno un giorno di lavoro perché credo che il vero obiettivo di far partire un treno da Linate è un obiettivo che dobbiamo portare a casa ed è certamente un momento che segnerà un passaggio importante nella storia della nostra città. L'apertura della prima tratta, che coinciderà con gli ultimi giorni del mandato di Sala, permetterà infatti di collegare l'aeroporto con la rete del passante ferroviario. Ad oggi devo dire che il lavoro in sé e quindi l'impegno di tutti quelli che hanno partecipato non ha subito rallentamenti ed è stato in linea con le nostre aspettative. Poi la complessità del sistema degli appalti in Italia fa sempre sì che da quando parti allo svolgimento poi delle singole imprese qualche intoppo ci può essere. Però devo dire che si sta confermando quello che dicevo alcuni mesi fa. Un messaggio diretto soprattutto ai negozianti penalizzati dai cantieri, che dovranno aspettare almeno ancora 3 anni prima di tornare alla normalità.